il nostro gruppo, ma con tutti i firmatari, chiedo scusa, abbiamo citato alcuni episodi che sono avvenuti all'interno delle scuole che effettivamente creano dei problemi. Nel liceo Giulio Cesare di Roma i professori hanno imposto ad allievi minorenni la lettura di un romanzo a forte impronta omosessualista dal titolo Sei come sei, della scrittrice Melania Mazzucco, edizioni Einaudi. Cioè, addirittura chiedo, nello scorso mese di marzo, in occasione della cosiddetta settimana contro il razzismo, è stata proiettata a un pubblico di minori la sitcom Gay Vicini. Faccio un altro esempio banale, ma che riguarda Monza, la mia città, dove è stata votata dal Consiglio Comunale una mozione dove si chiede di dare seguito a questi progetti europei che se ne inventano uno ogni giorno, progetto Rainbow, no? Il quale praticamente intende promuovere i diritti dei bambini e dei giovani, i diritti, ascoltate bene, dei bambini e dei giovani ad un'identità di genere ed un orientamento sessuale consapevoli. Educazione a che cosa? Ci sono dei modelli che stanno per essere imposti all'interno delle scuole che sono un'assurda aberrazione rispetto a quelli che sono diritti fondamentali e naturali. Ma questa cos'è? È un'operazione per evitare che vengano discriminate le minoranze o coloro che sono stati ingiustamente discriminati in passato intendono a loro volta oggi discriminare gli altri come se fosse una sorta di vendetta nei confronti di chi? Il problema è che vi è in atto e purtroppo l'Unione Europea ne è una rappresentazione diretta e precisa, vi è in atto un tentativo culturale di imporre un modello di società ben definito e ben chiaro. Questa è la verità. Che senso ha che l'Unione Europea, al fine di tutelare e preservare l'identità di genere, insegni ai bambini di 4 anni che vanno all'asilo la masturbazione? Cosa diavolo c'entra questa cosa imposta dall'Unione Europea con il rispetto delle minoranze? Cosa diavolo c'entra? Sono tutte aberrazioni. Tutti fanno finta di niente, nessuno ne parla e questa mozione condanna queste aberrazioni. Davvero. Qualcuno dice, ma perché introducete il Family Day, la festa della famiglia, come se dovessimo tutelare un qualcosa che è ovvio. E qualcuno potrebbe dire, ma che senso ha, no? Fare la festa della famiglia, è ovvio che c'è la famiglia. Eppure guardate, e qui chiudo con una profezia, che è stata fatta da uno scrittore inglese negli anni 20, uno scrittore cattolico inglese, un certo Chesterton, il quale disse: spade saranno sguainate per dimostrare che le foglie sono verdi d'estate. Sono veramente esterrefatta, cioè non avrei mai pensato di essere eletta in un organo istituzionale così prestigioso come quest'aula regionale e dover perdere il nostro tempo su mozioni di questo genere, che sono delle mozioni che travisano completamente i fatti. Adesso poi entrerò nel merito, che sono mozioni che dietro le false parole della difesa delle pari opportunità perpetrano delle vere e proprie discriminazioni e che sono mozioni che ci danno quasi l'impressione di costituire una sorta di disciplinare interno per mettere a posto un piccolo regolamento di conti fra correnti interne di partito che evidentemente su certe tematiche non la pensano allo stesso modo. Perché diciamo questo? Perché guarda caso questa mozione, di cui non ravvedo nessun estremo di urgenza, che voi avete chiamato mozione urgente, arriva guarda caso subito dopo il Gay Pride. E come tutti sanno, il Gay Pride quest'anno per la prima volta è stato patrocinato dal Consiglio regionale. E questo è stato possibile non solo grazie al voto favorevole del Movimento 5 Stelle e del PD, ma anche di un consigliere regionale della Lega Nord, che peraltro oggi non è presente e me ne dispiace. In ogni caso, il sapore strumentale di questa mozione è evidente sotto molti aspetti.
Prima di tutto la contraddizione in termini è che si vuole voi imporre un modello di famiglia che definite naturale o tradizionale, che secondo voi è formato esclusivamente dalle coppie eterosessuali sposate. Mentre invece, e questi sono i dati, e questi sono i dati anche di Regione Lombardia, le tipologie familiari non si limitano alle coppie sposate, ma come tanti di voi sanno, ci sono diversi tipi di tipologie familiari esistenti, che sono le coppie omosessuali, e mi dispiace che il capogruppo Romeo sia uscito, perché avrei voluto spiegargli che anche le coppie omosessuali sono famiglie. Ci sono le sorelle anziane e sole, che si mettono nello stesso stato di famiglia e costituiscono un nucleo familiare per legge, capogruppo Romeo, Abbiamo visto quello che sta esponendo, grazie. Ci sono le famiglie monoparentali, che sono costituite dai genitori anche non sposati con i loro figli, o le ragazze madre. Quindi una mozione di questo genere, che va a esaltare, perché l'esaltazione di cui ha parlato la collega Baldini, io la vedo soltanto tra le righe della vostra mozione, c'è un'esaltazione, una volontà di imporre come unico modello di famiglia legittimata quella della coppia eterosposata. Eppure basta fare una breve dissertazione nel mondo dei partiti per accorgerci che la controtendenza è evidente anche presso le vostre dirigenze. Per esempio, mi risulta che il segretario del partito della Lega Nord conviva e abbia anche un figlio da questa convivenza, il signor Salvini, ed è peraltro divorziato. E poi abbiamo l'esempio di Berlusconi, il capo di Forza Italia, anche lui convive con la signora Pascale. Allora, signori, voi non riconoscete queste come famiglie? Perché questo lo dovete dire ai lombardi. No, c'entra Romeo, perché quello che c'è scritto in questa mozione è molto chiaro. La Regione Lombardia deve opporsi ad ogni tipo di normativa che vada contro la vostra personale concezione di famiglia. Mentre la famiglia, signori, è preesistente lo Stato di diritto, e questo lo dice la stessa Costituzione italiana all'articolo 29, dove dice: la Repubblica riconosce la famiglia quale società naturale. Questo lo dice la Costituzione italiana, signori. Poi dice anche che la famiglia è fondata sul matrimonio, ma questo è un istituto, il matrimonio è un vincolo che è stato istituito e serviva a tutelare la famiglia, perché sappiamo bene i nostri padri costituenti, quando hanno scritto questo articolo, a cosa pensavano. Sappiamo bene gli strascichi del totalitarismo fascista, che annullavano i matrimoni misti. Quindi non fingiamo di non sapere come funziona nel nostro paese, dove la Costituzione italiana tutela ogni genere di famiglie, non solo le famiglie eterosessuali sposate. E questo lo attesta anche la stessa Regione Lombardia, perché io consiglio al capogruppo Romeo, prima di fare certi interventi, di andare a vedersi anche la legislazione regionale, che si pone esattamente nel solco della tutela della famiglia di fatto e non solo della famiglia fondata sul matrimonio, e che tutela i minori anche delle famiglie monoparentali, delle famiglie composte da parenti e non da marito e moglie, come ho citato prima, che tutela la maternità e le ragazze madri. Potrei citare decine e decine di leggi della Regione Lombardia che vanno in direzione opposta a questa mozione. Poi vogliamo parlare anche del travisamento di un documento che voi fate passare come un documento dell'Unione Europea, tacciando l'Unione Europea di imporre dei modelli di famiglie omosessuali come modello di unica famiglia esistente. Bene, capogruppo Romeo, io quel documento, a differenza sua, mi sono premurata di scaricarlo e di leggerlo. Innanzitutto non è un documento della Unione Europea, ma dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. E mi scusi se è poco, e mi scusi se il nostro paese aderisce a queste organizzazioni internazionali e ne persegue anche gli indirizzi.
Inoltre, sulla masturbazione precoce infantile, che avete citato a sproposito, voi in una mozione avete scritto una falsità tremenda. Avete scritto che questo documento, che presenta gli standard di educazione sessuale, imponga dei corsi di insegnamento per la masturbazione infantile precoce. Allora le spiego due cosette, capogruppo Romeo. Lei deve sapere che i bambini piccoli, guardi, cercherò di essere scientifica, i bambini piccoli, in questo documento è attestato, si masturbano e c'è una forma di masturbazione precoce fra i 4 e i 6 anni. C'è una forma di masturbazione precoce fra i 4 e i 6 anni, il che non vuol dire che noi andiamo a insegnare questi bambini come masturbarsi, perché veramente, capogruppo Romeo, qui rasentiamo il ridicolo. Ma secondo lei c'è bisogno di insegnare la masturbazione, che è un atto istintivo? Ma veramente noi veniamo in quest'aula del Consiglio regionale a parlare di queste cose? Il documento prevede solo una cosa, che per i bambini che iniziano una forma di masturbazione precoce si possano educarli in modo tale da non pensare che diventino ciechi, come in questo paese vi hanno fatto credere qualche generazione fa e abbiamo anche fatto le vittime. Quindi no, veramente adesso, cioè, veramente stiamo scadendo nel ridicolo. Però io, che in quest'aula del Consiglio regionale si faccia una mozione così piena di falsità, di interpretazioni soggettive di documenti ufficiali internazionali, noi ci rendiamo ridicoli non solo in Lombardia davanti ai cittadini lombardi, ma davanti alle stesse organizzazioni internazionali come l'OMS, che ha emesso questo documento. Io lo trovo un precedente vergognoso, quindi vi prego, colleghi consiglieri, ritirate in un moto d'orgoglio questa mozione vergognosa. E inoltre, questa mozione parla anche dell'istituzione di una festa della famiglia. Allora, come il consigliere ha citato, in realtà la festa della famiglia c'è già. È la festa delle famiglie, è una festa che è nata nel 2009 grazie all'Associazione delle Famiglie Arcobaleno, alla quale hanno aderito anche associazioni prestigiose come l'Associazione Laica dei Genitori, fondata da Gianni Rodari, e come Amnesty International. Ma per lui, naturalmente, nell'interpretazione farlocca della Lega, qui si tratta sempre di interpretazioni soggettive. Allora, io dico, io posso capire che questa mozione debba andare a dare dei segnali per le beghe interne delle correnti leghiste. Sta di fatto che è innegabile che ci saranno omosessuali anche fra gli esponenti del partito della Lega, e quantomeno per questo, per il rispetto nei confronti dei vostri colleghi, voi non potete pretendere di presentare una mozione simile, farla passare per una mozione che difende le famiglie, approvarla e poi tornare sui vostri territori e spiegare voi alle ragazze madri, alle famiglie monoparentali. La invito a chiudere. Chiudo, Presidente. Alle famiglie monoparentali, alle persone anziane sole che si riuniscono nello stato di famiglia, alle coppie di fatto, che non sono io a dirlo, sono i dati di Regione Lombardia, le coppie sposate sono in diminuzione, sono in aumento le coppie di fatto, ma ripeto, nei vostri partiti con Salvini e Berlusconi abbiamo degli esempi. E poi, quando i vostri vertici, ieri Berlusconi era su tutti i giornali dicendo: mi impegno personalmente a fare la battaglia per i diritti LGBT. Quindi, signori, meno annunci, meno falsità e ipocrisia e più azioni concrete. Nella fattispecie il Movimento 5 Stelle chiede il ritiro di questa vergognosa mozione in Consiglio regionale.